Ciao a tutti! Oggi è il primo giorno che mi rimetto a fare seriamente una lezione. E io e Cassio siamo qua, lui mi aiuterà perché tanto mi sta sempre in mezzo ai piedi. E dopo il mio incidente la spalla è molto migliorata, io sono ferma da un bel po' di mesi. Ma visto che il nostro stop sarà per durare più allungato, insomma, da questo periodo, oggi parto molto molto tranquilla, facendo degli esercizi di riscaldamento molto tranquilli e un po' di scioltezza generale, posturale in tutte le posizioni, in modo da sgranchirci un pochino la colonna vertebrale e le articolazioni. Io generalmente lavoro in casa senza materassino, con un plaid, mi va bene lo stesso. Se volete un pochino più di comodità, una coperta, non state su una superficie eccessivamente morbida. Allora, piedi paralleli, larghi quanto più o meno i nostri fianchi, non devono ruotarsi le punte, spalle rilassate, allungate il vostro corpo verso l'alto come se vi tirassero verso il soffitto delicatamente, lasciate che le vostre spalle siano rilassate, ma neanche abbandonate il corpo. Quindi una buona postura, immaginate che la punta delle vostre scapole vada dentro la tasca dei pantaloni, tenete le ginocchia sbloccate, tenete attivo tutto il vostro core, tirando bene dentro l'ombelico, come se fosse una aspirapolvere che tira l'ombelico verso la colonna vertebrale. Le braccia rilassate, da questa posizione partiamo con delle semplici circonduzioni delle spalle. Inspiro ed espiro. Inspiro ed espiro. Pensando sempre che il movimento del Pilates è lento, non eccessivamente veloce. Siamo in una fase di riscaldamento e non dobbiamo usare troppa energia o contrarci eccessivamente, soprattutto nella zona del trapezio. Cambiamo e inspiro. Espiro, tornando sempre nella postura corretta, inspiro, espiro, in, es, in, es, in, e mi fermo. Da questa posizione sempre lavoro con il core attivato, il core è tutta la parte dell'addome, muscoli paravertebrali, schiena, ok? Lascio che il mio bacino si muova in anteversione e retroversione senza spingere, partendo dal mio neutro, che è la mia curva lordotica, nel tratto della lordosi lombare, ok? Cercando di coinvolgere i muscoli dell'addome e non quelli dei glutei. Okay, quindi l'elastico che tira e fa effettuare il movimento è la parte anteriore. Io adesso sto tenendo le mani qua per darvi l'idea dell'avvicinamento e dell'allontanamento. Non usate le spalle, quindi fuori l'aria, dentro l'aria. Non tenete le gambe rigide, non accentuate il movimento. Rimanete fermi con la vostra altezza e lavorate solo nella mobilizzazione del bacino. Non spingete la vostra codina eccessivamente indietro. Quindi io butto fuori l'aria andando avanti, ritorno nella posizione naturale, release. Bene, adesso lavoriamo sulla respirazione. La respirazione parte dal nostro diaframma, non viene fatta dall'addome, ma viene fatta sempre dalla parte toracica. Quindi pensiamo sempre che abbiamo dei diametri che si devono aprire e chiudere, facendo riferimento alla nostra colonna vertebrale, le nostre costole come se fossero diciamo, la parte laterale di una fisarmonica che si può estendere e chiudere a seconda del movimento. Noi adesso inspiriamo profondamente dal naso e espiriamo profondamente dalla bocca. È il nostro petto che si deve sollevare e abbassare, e non il nostro addome che si deve gonfiare.
ancora uno, tenendo sempre presente che il nostro cuore è attivo. Porto il braccio in alto, spingo la spalla verso il basso per non tenere mai la spalla vicino all'orecchio, ma sempre in posizione scesa, appoggiata. Non è la spalla che ci fa allungare il movimento, ma bensì il movimento che noi andremo a fare. Il braccio non è rigido, il braccio è in posizione neutra, anche questo. Lavoreremo su questo fianco in allungamento e su questo lato invece in chiusura. Sempre il cuore attivato, io inspiro e svuoto, ancora, inspiro e scusate questo braccio, ma il braccio è infortunato, quindi non si estenderà bene. Come vedete, anch'io mi adatto alla mia situazione attuale. Stringo bene l'addome, quindi attivo bene il core, tengo bene il piano pelvico, ginocchia sbloccate, bacino bloccato. Inspiro e non accelerate mai e arrivate fino all'estensione completa e allo svuotamento totale. Qui sentirò allungare e qui tornerò in posizione retta, sempre come se qualcuno mi tirasse verso l'alto. Fuori l'aria, dentro l'aria, fuori e là. Ritorno e lascio nuovamente. Quando lavoriamo con le braccia, ricordatevi sempre che le spalle non si devono sollevare, devono sempre rimanere in una posizione, mi avvicino un po', come se io avessi un'apertura, ok? Senza tirare sulle spalle. Non portate le braccia al di là, diciamo, della linea delle vostre spalle, ma al massimo nel prolungamento rispetto ai vostri occhi dovete sempre vedere i pollici o comunque la mano, ok? Adesso noi da qui semplicemente inspiro e espiro. Ancora. Quando inspiro sono leggera, quando espiro spingo fuori l'aria verso il basso e chiudo bene anche la parte laterale tenendo sempre il core attivo, come se stessi spingendo dell'acqua verso il basso, come se nuotassi a dorso doppio, ok? Inspiro e spingo verso il basso e porto le spalle verso il basso, le mani verso i talloni, ok? Ancora l'ultimo, inspiro ed espiro. Bene, porto le braccia fuori, tenendo sempre ferme le ossicine del bacino, quindi la linea dei miei pantaloni non si deve muovere neanche di un millimetro. Tengo sempre attiva la posizione, porto le braccia fuori e senza accompagnare col movimento del bacino o delle braccia faccio una leggera torsione. Inspiro, 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 inspiro. Inspiro, 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 torno e rilascio. Quando eseguiamo questo esercizio, ricordatevi che il movimento non è dato dalla spinta delle braccia, che a volte si vede questo tipo di movimento. Le braccia devono rimanere sul prolungamento delle spalle. Il bacino non deve accompagnare il movimento, anzi, mi sono avvicinata per farlo vedere bene. Blocco il bacino e lavoro solo con il busto. Sentirò tirare su questo lato dietro, come se la muscolatura posteriore, non come se la muscolatura posteriore mi sta tirando, e questo lato invece è morbido, viceversa. Inspiro sempre al centro allungandomi e vado dall'altra parte, ritorno al centro e rilasso, ritorno indietro così potete vedermi,
porta le braccia adesso in leggero avanti, sposta le spalle indietro, ok? Mi faccio una posizione laterale così mi vedete, e immaginando di leggere un libro senza muovere le braccia a destra e a sinistra, ripeto l'esercizio. Inspiro, io mi muovo, adesso mi torno al centro. Il concetto del libro è quello di avere sempre lo sguardo in mezzo alle vostre braccia, cioè di non spostare le braccia e non il busto. Quindi è inutile fare questo tipo di movimento, è sbagliato. Quindi inspiro, espiro, sempre. In, allungo bene la schiena. In, torno al centro e rilascio. Bene, da questa posizione ora, mantenendo la colonna dritta, come se io fossi appoggiata alla parete, ok? Da qui io scendo, senza appoggiarmi, io sto facendovi solo un esempio, e risalgo. Scendo e inspiro. Espiro e inspiro. Espiro, inspiro. Espiro, inspiro. Espiro e mantengo. Ok. Piccoli esercizi per mantenere l'equilibrio. Uno dei fondamenti del Pilates è l'equilibrio. Addome, guardo un punto fisso, quindi al massimo guardate me nel telefonino, nel computer, quello che avete, ma non vagate con la testa. In, es, in, es, in, es, in, es, in, e stop. Le ginocchia sono sempre sbloccate, non lavorate mai con l'iperestensione del ginocchio, perché poi andate a lavorare con la schiena, quindi sempre in posizione normale, ok? Ora da qua io faccio inspiro, espiro e mi siedo. È lo stesso esercizio che abbiamo fatto prima alla porta, ma che vi ho fatto vedere vicino alla porta, con una circonduzione delle braccia. Controllate bene la vostra schiena quando portate sulle braccia, non deve andare in arco, quindi non accentuate così con le braccia. Sto facendovi l'esercizio sbagliato, eh? Inspiro ed espiro. Inspiro, non aprite le ginocchia. Le ginocchia vanno sempre sulla linea delle punte dei piedi. In e là. Lascio andare le braccia. Ora, da questa posizione abbiamo riscaldato le spalle, il busto, le gambe. Andiamo ad arrotolare un pochino la nostra colonna vertebrale. Io adesso ve lo farò tutto di lato perché si vede molto meglio. È quello che io chiamo il ricciolo di burro. Una volta dal panetto di burro con un piccolo attrezzo si prendeva un ricciolo di burro e quindi ci si arrotolava. La nostra colonna vertebrale farà la stessa cosa sulle gambe. Fondamentale, ginocchia sbloccate, non devo sentire tensione nella parte posteriore delle cosce, quindi se lo sento piego ancora ulteriormente le gambe. Andiamo per gradi, si chiama curl down, quindi ricciolo giù, e curl up, ricciolo su. Il punto focale è l'ombelico e non i glutei, quindi quello che mi fa muovere da giù a su è sempre l'ombelico, è quello che mi trattiene. Quindi il core, immaginate sempre questo aspirapolvere che tira l'ombelico verso la colonna vertebrale. Io inspiro, fuori l'aria, testa, dentro l'ombelico, lascio le braccia rilassate, scendo, arrivo fino giù. Tutti riescono a fare questo movimento, la testa. Continuate a respirare da questa posizione, non tenetela qua, ma sempre qua. Rilassate, spalle rilassate. Inspiro e parto. Srotolo, lascio le braccia rilassate, butto fuori l'aria piano piano, dentro l'ombelico. E risalgo su.
inspiro, espiro, inspiro e riparto. Chi ha problemi di cervicale, quindi quando va giù sente questo senso di quando sale di sbandamento, gli gira la testa, si può eseguire l'esercizio a metà, ovvero arrivando fino più o meno alle ginocchia con le mani. Quindi inspiro, arrivo, lo sto facendo veloce, e ritorno. Oppure questo che fa spesso una mia allieva che mi conosce bene, si appoggia con la schiena al muro, i piedi leggermente avanti in modo tale da non avere, da non stare troppo attaccati al muro, e lo esegue soltanto fin dove riesce a farlo, nel senso che quando sente che è troppo ritorna. Quindi da qui inspira, ritorno, e va. Ok, queste sono due piccole varianti che do. Questa lezione è molto lenta perché sto dando tante spiegazioni, dopo nelle prossime lezioni io andrò un pochino più veloce perché qualcuno non mi conosce oppure non mi ha mai visto. Ok, adesso ho fatto più o meno un riscaldamento molto generale, andiamo a sederci a terra, ok? Ci siamo sdraiati, come prima, gambe divaricate, piedi distanziati fra di loro alla stessa distanza. Io mi tolgo i calzini perché preferisco lavorare a piede nudo, in casa mia c'è sempre molto caldo, ma non siete obbligati, ok? E adesso andiamo a lavorare con il neutro come abbiamo fatto prima in piedi. Sollevo un attimo la maglietta, così forse con la cosa colorata si nota maggiormente. Noi dobbiamo trovare la nostra posizione. Adesso tiro su questo braccio così vedete meglio la posizione, quindi mantenendo le spalle dritte, allungate, e come se le mani andassero a cercare di toccare i talloni, per dare un'idea, quindi devo allungare verso il basso, mantengo la posizione del naso verso il soffitto, cerco di allungare la testa come se qualcuno me l'avesse spostata verso l'alto, e da qui io sento quali sono i punti che toccano il pavimento e quali no, ok? Qua sotto, adesso vedete che arriva la mia manina, si vede qua la punta, io ho il mio neutro, nel senso che ho la mia curva lombare, la mia posizione della curva lombare, chi ce l'ha più accentuata e chi meno accentuata. Noi dobbiamo cercare di mantenerla fissa nella posizione naturale al meglio, cioè attivando il nostro core. Quindi quando io attivo tutta la muscolatura dell'addome, ok, che non vuol dire la ciccia, che c'è un'altra cosa, ok, dell'addome, e i muscoli paravertebrali anche dietro, il perineo, io devo bloccare questa parte, cioè non devo più muoverla né schiacciando né accentuando. Quindi se viene, quando noi lavoriamo dobbiamo immaginare di veder passare una fila di forbichine sotto la nostra schiena o un raggio di luce se preferite. Quindi noi adesso, lo faccio vedere da questa posizione, noi andiamo a fare inspiro aprendo bene il torace, espiro schiacciando l'ombelico verso il pavimento per farvi capire il movimento. Inspiro e io sto lavorando ancora, inspiro con questa parte cercando di non coinvolgere la muscolatura dei glutei, quindi io non sto tirando con i glutei ma sto lavorando con il mio core. Sposto questo braccio così forse si vede meglio. Inspiro, apro bene il torace e questo è un movimento che stiamo facendo per farvi capire, sensibilizzare il neutro e per allungare la muscolatura paravertebrale lombare. Ritorno. Ora, questa posizione l'abbiamo sentita, la dobbiamo mantenere, perché quando io andrò per esempio a muovere questa gamba
non dovrò fare questo, cioè schiacciare e poi tornare, ma tenendo fermo io salgo e scendo, ok? Quindi non ho bisogno di accompagnare. Io spesso vedo fare cose di questo genere, quando uno deve tirare la gamba si vede che è sollevato il bacino. No, devo tenerlo fermo, assolutamente, come se me l'avessero cementato lì. Non mi interessa quanto la gamba sale. Adesso ho fatto l'esempio della gamba. Adesso noi da qui semplicemente andiamo ad estendere la gamba sulla coscia. Quindi ginocchia parallele. E torno. La punta dei piedi non si vede, ma si deve sempre estendere, perché c'è un lavoro di contrazione muscolare, ma anche di allungamento in opposizione. E ritorno. E fuori l'aria, dentro l'aria. Fuori, dentro. Fuori, dentro. Fuori, ultimo. Fuori. E stop. Ok, da questa posizione posso fare un secondo livello, ve lo faccio veloce, poi voi ve lo farete lentamente se volete. È fuori, fuori, dentro, dentro, fuori, sono 6 ripetizioni, questo è già una velocità accettabile. Ricordatevi che quando staccate entrambi i piedi il vostro addome viene sollecitato e la vostra schiena deve star fermo, soprattutto a livello di neutro. Quindi io quando sollevo entrambe le gambe non devo accompagnare con la schiena e la testa, che spesso fanno far così, ok? Se non ce la faccio, torno a fare, vado, torno, vado, torno, cioè torno al gradino precedente, ok? Adesso noi andiamo a lavorare invece per compensare la parte superiore. Abbiamo fatto il ricciolo, facciamo il ricciolo da basso. Allora, il mento deve avvicinarsi al petto prima di partire, quindi io inspiro, schiaccio e ritorno. Schiacciare non vuol dire portare il mento attaccato al petto, vuol dire inspirare, avvicinare, quindi diminuire la curva cervicale. A questo punto le mani vengono trascinate verso i talloni e faccio sollevare la testa e le spalle. Fuori l'aria quando salgo, dentro l'aria quando scendo, sempre appoggiando prima le spalle e poi la testa. E ripeto, inspiro, espiro, inspiro, espiro, ancora e là. Mi sono scordata di dire che qualcuno di voi è sicuramente prova tensione nel collo. Bastano due dita appoggiate sulla zona dell'occipite. Ve lo faccio con questo braccio perché questo braccino fa ancora fatica. Posso usare una mano come posso usarle tutte e due. Perché dico due dita? Perché il movimento del busto deve essere fatto dai vostri muscoli, ok? Non dal braccio che mi trascina la testa. Quindi la mano sotto la testa serve solo ed esclusivamente, ve lo dimostro con questo che è debole, serve solo a sostenere il capo e non a trascinarlo. Quindi io farò, torno e là. Inspiro, torno e là, inspiro, torno. Adesso andiamo ad aggiungere una gambina e quindi inspiro, ritorno, mantengo sempre il mio neutro, non devo schiacciare, inspiro, pensando sempre alle mani che vanno verso i talloni, inspiro e ritorno, inspiro e ritorno, inspiro
non portate le mani troppo in alto, l'ultimo, quindi non fatevi questo, non serve. E là. Chi sente che questo esercizio per loro e per sé è troppo leggero, può fare l'esercizio con le gambe a tavolino. Allora, gambe a tavolino vuol dire gambe a 90 gradi, il vostro ginocchio deve essere perpendicolare all'anca, all'ossicino del bacino, qui che si sente, ok? E le gambe non devono essere né qua né qua. Questo angolo di 90 gradi e questo angolo di 90 gradi va mantenuto o va recuperato alla fine del movimento. Faccio un esempio. Volete lavorare un pochino di più? Già da questa posizione il mio core è ben attivato. Inspiro e ritorno giù. Ok, normalmente sono 6-8 ripetizioni. Inspiro. Ritorno giù. Inspiro. Ritorno giù. Inspiro. Ritorno, inspiro e la variante un pochino più cattiva, ok? Partendo sempre dal fatto che dovete scendere, rilassarvi un attimo e ripartire. Torno in posizione di tavolino. Chi vuole può tenere anche le ginocchia chiuse, ma preferisco alla distanza del vostro bacino. Inspiro, distendo una gamba. La gamba non è troppo bassa, è sempre a 45 gradi. Non scordatevi la testa quando salite, quindi prima il mento e poi sollevo le spalle e ritorno, ancora. Ritorno, ancora. Ritorno, ancora. E ritorno giù. C'è una terza versione che è quella statica. Io da questa posizione posso lavorare sempre 90 gradi, ok? E questi sono esercizi di pre-pilates per arrivare poi all'undred. Quindi chi è già un pochino allenato può portare il mento verso il petto, rimanere nella posizione e cominciare. Troppo pesante? Appoggiate una gamba. Troppo pesante? Le appoggiate tutte e due. Avete male al collo? Una manina sola. Sono generalmente 10 atti respiratori. Le braccia non sono molli, ma sono dure quando io oscillo. Questo è il tavolino. Chi vuole lavorare un po' di più? 45 gradi. Ok? E ritorno. Io sono andata oltre le 10 ripetizioni per farvi vedere tutte le posizioni. Vi ho dato tutte le possibilità. E già questo come prima lezione è una cosa abbastanza importante. Ora andiamo a rilassare un attimo l'addome e facciamo lavorare un po' la schiena. Andiamo a fare il ponte sulle spalle, che fa lavorare la colonna, ma fa lavorare molto anche zona del gluteo e bicipite femorale. La cosa importante è lavorare bene, schiacciando, quando richiesto, il neutro sul pavimento, ok? E non di salire a blocco, ma salire sempre a pezzettini. Io ve lo farò piano piano, tengo questo braccio leggermente fuori e tengo proprio la maglietta all'altezza del dorsale, ok? La maglia nera è più o meno dove finiscono le vertebre, scusate, dorsali, ma tutta questa parte così del bacino si deve far lavorare per bene. I colori possono aiutare. Allora, le braccia saranno qua nella vostra posizione, lo sguardo verso il soffitto. Ve lo tengo fuori per farvi vedere meglio. Inspiro e schiaccio la zona lombare. Stacco la codina, seguo con il bacino, salgo, 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 fino ad arrivare dove riesco a arrivare. C'è chi arriverà più su, chi arriverà meno su.
posizione di allungamento, torno col braccio in una posizione corretta, inspiro nuovamente e scendo una vertebra dopo l'altra, nocciolina dopo nocciolina, come se fosse una collana di perle stesa sul pavimento che stiamo appoggiando una perla dopo l'altra fino in fondo, e torno nella mia posizione di neutro. Inspiro e ripeto, e sempre fuori tutta l'aria fino in cima. Inspiro, apro sempre bene le tracce, inspiro, 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 ok. A questo esercizio base si possono abbinare un sacco di varianti. Questo esercizio con tutte e due coinvolte le gambe fa lavorare molto lentamente tutto il lavoro sulla colonna, ma vengono coinvolti tutti i muscoli posteriori e i glutei. L'addome si rilassa quando noi saliamo. Ok, da qui noi possiamo passare a lavorare per esempio con una gamba in appoggio e facciamo lo stesso lavoro. Inspiro. Inspiro, inspiro, ok, a questo una gamba, dopo cambiate e eseguite sull'altra gamba. Altrimenti, se volete accentuare ancora di più il lavoro, adesso andiamo a farlo, lo faccio sempre con la gamba vicino al telefono, così voi vedete bene il movimento. Io faccio questo tipo di lavoro: inspiro, schiaccio, salgo, arrivo nella posizione di massima estensione mia, sollevo, coscia vicino a coscia, quindi coscia parallela all'altra, e da qua io inspiro, espiro, piede a martello, che non è piede a martello ma è piede Pilates. C'è una posizione neutra, come se il mio tallone volesse andare a toccare il muro che c'è là in fondo da me. Inspiro, non devo abbassare il bacino, devo rimanere su per tutto il tempo della ripetizione, sono 6. E credo 5 e 6. Appoggio e ritorno giù lentamente. E ripeterò sull'altra gamba, ok? Per il momento io mi fermo qui. Bene, ora siamo seduti in posizione di diamante. Allora, la posizione di diamante non è una posizione in cui i piedi vengono tenuti troppo vicino a noi, si chiama di diamante perché dovrebbe formare un diamante o comunque un rombo, ok? In modo tale da avere una buona base d'appoggio. Chiedo di appoggiare bene gli ischi sul pavimento, quindi dovete sentire le vostre ossicina che si appoggiano, del bacino sotto che si appoggiano sul pavimento, e cerchiamo di tenere la schiena abbastanza dritta. Ok? Le braccia sono rilassate e da questa posizione io inspiro ed espiro senza tenere sulle le spalle, ok? Le spalle le rilassate. Inspiro e scendo lentamente formando la C nella zona lombare. Inspiro, attenzione, guardate le mie braccia. Le mie braccia non si stanno ulteriormente piegando, quindi quando io scendo io non faccio questo movimento, non mi sto avvicinando al muro. Io scendo verticalmente con la colonna, quindi si chiude la zona lombare a C e si torna ad allungare. Adesso, se posso, mi giro così mi vedete, ok? Quindi io inspiro quando salgo, espiro quando scendo.
attimo trottolina, così vedete come funziona la schiena. Allora, il movimento non è questo, ma è questo. Dentro l'ombelico io scendo leggermente e risalgo e scendo e risalgo. Sempre la distanza di almeno un palmo grande della larghezza del nostro bacino, lavoro con le gambe. Inspiro, la martello, inspiro, mantenendo la schiena dritta, inspiro, inspiro. Senza tirare, inspiro, 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 inspiro. Consiglio, scordiamo di dire che chi fa fatica a stare seduto, io adesso faccio l'esempio sulle sci, ma potete usare anche lo stesso argomento più ampio, anche più alto, se ci si appoggia alla superficie, se ci si siede a una superficie più alta, ok, il problema di rilassarsi delle cosce che tirano si diminuisce molto, ok? Quindi ognuno decide. Se avete un cuscino anche un po' più alto, tipo l'altezza di 10 cm, va benissimo. Meglio lavorare con un supporto di 10 cm o anche 20, piuttosto che sentire tensione solo nelle gambe o lavorare male. Ok? Quindi, a questo punto, ripetiamo l'esercizio step 2, quindi livello secondo, se non ce la faccio torno al livello 1, distendendo le gambe senza l'aggancio delle mani, mantenendo la schiena dritta, inspiro e allora abbiamo lavorato sulla colonna, abbiamo lavorato sull'allungamento, adesso andiamo a lavorare sempre sulla colonna nella posizione del gatto arrabbiato, ok? Allora, oggi lavoro solo ed esclusivamente per la mobilizzazione. Scusate, ma sto prendendo le misure. Posizione di quadrupedia vuol dire le mani, anzi i polsi, sono esattamente a perpendicolo con le spalle, l'apertura delle mani è esattamente come quella delle nostre spalle, idem per le ginocchia. Bacino esattamente al di sopra delle ginocchia, quindi non devo stare qua, questa è la posizione scorretta, e devo tenere sempre lo stesso spazio di un palmo abbondante, una cornetta come chiamo io, fra le ginocchia. La schiena deve essere nella posizione corretta, cioè non è né iperestesa né accasciata, ma con la testa in linea
al resto del busto, quindi il naso che guarda verso il pavimento, le spalle spinte verso i fianchi, l'addome tenuto come se qualcuno mi premesse dentro l'ombelico, ma non arcato, e quindi il mio neutro deve rimanere. Voi dovete pensare che sulla vostra schiena deve rimanerci un piattino d'acqua appoggiato, non deve traballare, ok? Da qui io semplicemente faccio questo tipo di esercizio. Inspiro, inspiro, vedete che il mio braccio sale meno, inspiro, 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 inspiro e mi fermo. Da qui adesso eseguo la stessa cosa con le gambe. Spingo bene le spalle, tiro fuori la testa come da fosse la tartaruga dal carapace e lavoro in estensione dentro bene l'addome, tenuto il mio core. Inspiro e contraggo bene anche la muscolatura del gluteo, allungo bene la gamba e ritorno. Inspiro. Ancora. Inspiro. 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 E ritorno. Da qui, sempre con la posizione, tengo l'addome lungo, posizione della preghiera, scarico, non spingo eccessivamente sulle braccia. Non è obbligatorio sedersi sui talloni, non tutti reggono sulle ginocchia. Chiudo la schiena, chiudo bene e risalgo e ritorno nella posizione allungata. Ok, da qua faccio il gatto arrabbiato. Inspiro profondamente e chiudo. Guardo l'ombelico, stringo i glutei e ritorno. Allungo bene la colonna dalla coda fino alla testa come se fosse un cane segugio in punta e ripeto: fuori l'aria e dentro l'aria, e ancora fuori l'aria, dentro l'aria e fuori e dentro, là, torniamo ad allungare, giù, inspiro chiudendo e quando sono qua adesso lentamente, attenzione, da qui io tengo con l'addome e mi vado ad appoggiare, ok, da qui appoggio le manine, piedi vicini, ok? Spero che mi vediate, posso girarlo un pochino, forse meglio, senza spingere con le mani ma utilizzando la schiena. Io inspiro profondamente, torno, ancora, e tu stretti bene il glutei e addome. Non stanno premendo sul pavimento, adesso ve lo dimostro, guardate. Se siete a terra voi dovete tenere dentro il vostro ombelico, ok? Non allargate troppo le gambe, tenete sempre una posizione intermedia. Se riuscite anche a tenerle chiuse, lavorate anche con l'interno delle cosce. Bene, riappoggio le mani, stringo bene l'addome e il gluteo, quindi non arco la schiena nella salita, ma cerco di aiutarmi senza arcare troppo. Quindi da qua io tengo
ma facciamo un attimo il panino che non abbiamo fatto all'inizio, ma per darvi la dimostrazione che si può fare prima e dopo non c'è problema, sempre i rischi ben incollati. Ok, vado un po' più indietro da qua, porto le braccia in alto, inspiro la zona che per voi è più debole, più dura. Quindi c'è qualcuno che sentirà sotto, qualcuno che sentirà qua, qualcuno che sentirà qua. Diritto. Adesso semplifichiamo l'esercizio, portiamo le braccia avanti. Inspiro. Non tirate le braccia, lasciate. È il primo esercizio di allungamento che faccio dopo tantissimi giorni. Continua a respirare. Risalgo. Richiudo un attimo le gambine. Sempre in posizione di avanti. Porto le braccia avanti. Rilassate le spalle, non tirate con le mani. Non tirate con le mani, vi vedo, lasciatele molli. Il vostro collo, io sto girando la testa, se no non mi sentite, il vostro collo deve essere rilassato. Ok, le spalle rilassate il più possibile. Lentamente srotolo la schiena. Risalgo e torno su. Ok. Come primo approccio, mi sembra di avervi dato già tanti spunti, sono tanti blocchetti di lezione, se volete ripeterli potete ripeterli anche in ordine sparso, ma partite sempre dal primo blocchetto che è quello del riscaldamento in piedi, non fate prima gli altri, ok? Poi se avete bisogno io sono sempre qui e nei prossimi giorni farò altri esercizi perché ce ne sono tanti, con anche piccoli attrezzi che possiamo recuperare in casa. Va bene, non farò una lezione di Pilates puro, ma posturale, qualcosina anche di più di tonificazione, visto che comunque stiamo molto fermi e sono tutti esercizi adattabili a tutte le età, perché un affondo lo può fare qualsiasi persona, si è adattato nella varia maniera. Io magari invece che fare tutte le ripetizioni vi farò vedere le varianti in modo che ognuno di voi possa adeguarsi la lezione come vuole. Ciao!